La notte non svuota piazza Tahrir, simbolo delle contestazioni anti-Mubarak. Gli oppositori si preparano alla manifestazione di oggi, ribattezzata Giorno della Dipartita, con allusione alla pressante richiesta di dimissioni per il presidente. Le due fazioni pro e anti-Mubarak che si stanno fronteggiando nei duri scontri di questi giorni, con una decina di morti e centinaia di feriti da mercoledì, si schierano in vista di un'altra giornata campale. Ecco cosa è successo, dice questo oppositore. Hanno sparato proiettili contro persone che impugnavano soltanto delle pietre, che altro non facevano se non chiedere i loro diritti. Agenti della polizia si sarebbero infiltrati tra le fila degli oppositori per seminare violenza e il ruolo dell'esercito sarà cruciale questo venerdì, in cui si attende nelle strade una massiccia partecipazione, come è accaduto martedì scorso nel cosiddetto Giorno della Rabbia, oltre 1 milione di manifestanti. Non importa chi abbia torto o ragione, dice un medico di questo improvvisato ospedale da campo, quello che importa è che i manifestanti di entrambe le fazioni sono egiziani. Questi due gruppi si stanno uccidendo tra loro e in ogni momento vengono qui giovani feriti. Si apre dunque l'undicesima giornata di rivolta, che potrebbe essere anche sul fronte diplomatico decisiva, col presidente Mubarak che resiste al suo posto evocando gli spettri dell'anarchia e dell'estremismo religioso.